una delle più belle città italiane, friulane e del mondo, che si chiama Palmanova, città stellata, appena fuori le mura verso Udine, c'è un'azienda straordinaria dal punto di vista della gastronomia e si chiama la Yolanda de Colò. Ha una produzione di golosità direi unica in Italia, pensate che ha oltre 1500 prodotti ed è l'unica azienda italiana che produce in proprio, seleziona prodotti di tutto il mondo e distribuisce. La produzione è partita nel 76 grazie a Antonello Pessot e sua moglie Yolanda, con l'Oca. A loro va il merito di aver riscoperto questo grande prodotto, questo animale da cortile storico, di averne riportato la conoscenza, la qualità a livelli unici e aver sviluppato attorno all'Oca un'azienda. Dei prodotti dell'Oca ne hanno tantissimi, io ne cito due che particolarmente mi colpiscono e continuamente e costantemente ne sono innamorato. Prima è il torchon di foie gras, ovvero torchon in francese vuol dire torcione, tradotto in italiano sono dei canovacci all'interno dei quali vengono messi due fegati d'oca freschi, crudi quindi, e vengono cotti al vapore. Ne esce un prodotto unico, da vera emozione, da mangiarsi col pane dolce, per esempio il pane coi fichi, il pane zucca ai fichi, accompagnato col piccolet. È una festa del gusto, è veramente un atto d'amore verso la qualità. Raccomando il piccolet, che deve essere un grande piccolet da uve passite, servito a 6-7 gradi. Se volete anche vicino ci potete mettere una gelatina col piccolet stesso e godetevelo perché è straordinario. L'altro prodotto che fanno è la porca loca, un prodotto simpatico in cui l'oca viene disossata col mantello, ovvero con la pelle dell'oca viene riavvolta e all'interno del quale si mette una parte di maiale. È una specie di piccolo prosciutto cotto, perché viene cotto, molto profumato e piacevolissimo da mangiare. Un terzo prodotto sull'oca vorrei ancora ricordare, il salame d'oca. Antonello Pessotto è andato per recuperare la ricetta originale nel ghetto di Venezia. Le oche per tradizione, come voi sapete, sono di cultura ebrea. Nel ghetto c'era ancora un macellaio che aveva la ricetta del salame d'oca, che viene fatto quando è oca al 100% con piccolissime quantità di grasso di maiale nel collo dell'oca. Beh, se andate da Yolanda de Colò, dove c'è anche uno spaccio, prendetevi questo salame d'oca e sarà veramente un piacere. Allora, andiamo agli altri prodotti. Gli altri 1500 o 1400 prodotti che trovate spaziano dal pesce alle carni, al maiale. Ultimamente l'azienda sta lavorando sul mangalica, che è un maiale allo stato brado che viene per loro coltivato in Ungheria e che loro importano, lavorano, da cui fanno il prosciutto, ma fanno anche tante altre lavorazioni. Poi trovate il salmone selvaggio, trovate del merluzzo, del baccalà, che è quello sottosale, lo stoccafisso già preparato, quindi una serie di prodotti di altissima qualità, curati all'inverosimile. Questa azienda, e concludo, serve la grande ristorazione italiana e ha il grande merito di avere con sé tutti gli chef più importanti d'Italia, i quali sono di fatto i loro veri collaboratori, perché si è instaurato uno scambio tra di loro eccezionale. Chiudo con due righe che il figlio di Antonello Pessot, che si chiama Bruno, il dottor Bruno, ormai dirige l'azienda e dice questa frase molto importante per noi consumatori del buon gusto. La nostra più dura battaglia è scardinare l'omologazione a cui tende l'industria. L'eccellenza non ha standard, si esprime per unicità. In questa lotta abbiamo gli chef quali migliori alleati che, come noi, perseguono la medesima filosofia di esasperazione qualitativa. Quindi anche gli chef, quindi anche i ristoranti di qualità sono quelli che portano avanti questo progetto per mangiare meglio e mangiare sano.